Terribili, durissime il Parlamento, incapace di fare all'epoca le riforme. E anche in quel caso tutti ad applaudire l'uomo che li bastonava. Tra i membri del governo che hanno applaudito ieri in aula Francesca c'era anche Luigi Di Maio, che è collegato con noi questa mattina da Castelvetrano. Salve Di Maio, ben trovato. Salve a lei, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi dice buongiorno. Una cosa, perché ha applaudito una ragazza che accusa il suo governo di mettere in discussione i valori fondanti della nostra convivenza? Perché non si sente chiamato in causa? Francesca ce l'ha con qualcun altro, secondo lei? Beh, le parole di Francesca prima di tutto ci devono ricordare la responsabilità che rivestiamo come ministri ogni giorno, ed è per questo che per esempio nell'ultimo mese io mi sono permesso di fermare alcune derive dicendolo pubblicamente, fucili tra le braccia, oppure si dice che non bisogna festeggiare il 25 aprile. Quelli sono valori fondanti della nostra Costituzione e io quando intervengo su quelle cose non lo faccio per litigare. Lo faccio perché so che i ragazzi prendono esempio anche dalle istituzioni e da noi che parliamo ogni giorno, e quindi alcune derive di ultradestra in questo paese io ho il dovere di fermarle, come quelle di ultrasinistra quando Chiara Appendino ha sgomberato un centro sociale qualche tempo fa e si è beccata una busta con proiettili e una minaccia di morte. Quelle parole sono il faro per cui ogni giorno io faccio una divisione tra quello che è giusto e tollerabile e quello che non è tollerabile, allora, cioè quello che vogliamo insegnare ai nostri figli è quello che non vogliamo insegnare. Avanti al centro contro gli opposti estremismi, dice Luigi Di Maio, non ha fatto il nome di Salvini, ma tutti avete capito cosa evocava quando evocava il fucile, il mitra anzi, tra le braccia e altre cose che ha citato. Parleremo di tutto questo fra pochissimo, dopo la sigla. Rimanete con noi.